avere Maria Luisa Spaziani qui e non parlare di poesia ci sembrava una cosa impossibile. Quindi adesso parleremo un po' dello spettacolo e poi dopo introdurremo Maria Luisa Spaziani come poetessa. Per questo ho pregato Salvatore Di Natale, che conoscete tutti, poeta fabulatore, di dire qualche parola, e poi Maria Luisa Spaziani sarà tutta a nostra disposizione. E allora io passo subito la parola. Posso chiederti che cosa ti ha fatto innamorare in questo spettacolo, tanto da volerlo mettere in scena? La prima volta che abbiamo affrontato questo testo della signora Spaziani era il 2000, e lo facemmo in forma di oratorio per voce recitante e orchestra. Giovanna era sempre Gaia, ma era una messa in scena molto più grande, e in cui la parola aveva un suo spazio, ma ce l'aveva anche molto la musica di un compositore veneziano contemporaneo che si chiama Paolo Furlani, che era eseguita dall'Orchestra della Fenice. 4 anni dopo, a me a Gaia venne la voglia di tornare sull'argomento, perché ci sembrava che in quell'occasione avessimo fatto più un'operazione spettacolare che un'operazione di essenzialità sul testo poetico della Spaziani. E allora, da uno spettacolo molto grande, ne inventammo uno molto piccolo, che nacque nel torrione di un castello e aveva dall'inizio la forma che potete vedere anche in questi giorni al Mercadante fino ai primi del mese prossimo, e cioè delle persone raccolte in uno spazio molto ristretto, illuminate anche loro, oltre che l'attrice, a cui l'attrice racconta, questa è la quarta volta, quindi che l'ha vista ieri sera, e intanto io credo che anche per merito della dimensione veramente minima di una scatola nera del ridotto del Mercadante, il grado di ridondanza che inevitabilmente la parola teatrale si è fatto ancora più piccolo, e quindi siamo andati a un'operazione per sottrazione, come fanno gli scultori. Adesso è rimasto proprio il segno essenziale, ma insomma sia io che Gaia, ovviamente più io che Gaia, perché Gaia ci mette se stessa per un'ora, ci mettiamo un passo indice, che ci sono i registi che si mettono davanti allo spettacolo e dicono: guardate me, non guardate lo spettacolo. Ecco, io invece qua credo di aver fatto proprio il contrario, di aver detto: guardate ed ascoltate la Spaziani e la Matrea e non la regia mia. Ciononostante, pur essendo lo spettacolo più piccolo che ho fatto, è uno degli spettacoli che amo di più della mia ormai lunghetta carriera, ahimè, tant'è che appena possiamo lo rifacciamo. E chissà che non lo rifaremo un'altra volta. Sì. Allora, all'attrice Gaia Prea io chiederei che cosa c'è nel personaggio di Giovanna d'Arco che ti ha coinvolto così tanto, perché tu hai fatto un'interpretazione intensissima. Complimenti, tra l'altro. Ci sono due elementi che convergono a far sì che la mia grazie, comunque, che io viva con particolare trasporto questo spettacolo. Da un lato c'è la storia che si più o meno conosce, o poi che si approfondisce quando si deve comunque affrontare un personaggio, che è la storia di Giovanna d'Arco, un personaggio incredibile, che si voglia o meno credere che fosse santa, che si voglia o meno credere che avesse le visioni, o rimane un personaggio. Quello che particolarmente mi emoziona invece, affrontando il testo, Maria Luisa Spaziani, io sono onoratissima di essere vicino a lei e sono anche molto emozionata in questo momento, realmente lo sono, è l'aspetto umano che lei particolarmente ha voluto dare a questo personaggio.
in maniera particolare per me per quanto riguarda il finale, e cioè la soluzione per la quale ha optato la poetessa, e cioè di non far morire Giovanna sul rogo, ma di seguire una delle possibili ipotesi che ci sono sulla reale morte o meno di Giovanna, e di farla morire in un secondo tempo, non vi svelo come, perché è anche una trovata poetica straordinaria, ma insomma di lasciare che Giovanna sopravviva al proprio rogo, in un certo senso, diventando, pur rimanendo in vita, una sorta di fantasma di se stessa. E questo rende, a mio avviso, il personaggio struggente e profondamente moderno nella sua incompiutezza, fra virgolette, cioè un essere destinato alla grandezza, al mito, che invece vede questo compimento non compirsi, in un certo senso, e questo me la rende, per me, la rende a me struggente, e mi fa volere particolarmente bene a questo punto. Dicevo, abbiamo il piacere, anzi il privilegio, di avere con noi anche la poetessa Maria Luisa Spaziani, che è uno dei più importanti poeti italiani degli ultimi 50 anni, ha attraversato da protagonista gli ultimi anni della poesia italiana. A Salvatore Di Natale di fare una breve introduzione sulla poesia, sulla poetica di Maria Luisa Spaziani, che sarà anche da spunto per fare qualche domanda alla nostra. Questi brani che leggerò, che casomai commenterò, tutti e entrambi sottolineano ovviamente già negli anni 90, quindi quando ancora il testo non era stato messo in scena da De Fusco e da Grandi, questa profonda vocazione teatrale di Maria Luisa Spaziani. Luigi Baldacci, che è il suo critico più partecipe e attendibile, infatti, e si riferisce proprio a questa prefazione, credo anche all'attrisaggio, ovviamente. Inizialmente, collegata alla figura e alla poesia di Montale, e lei la volpe cui sono dedicate tante poesie della Bufera, e qui faccio un'altra noticina: correte subito, uscendo da qui o domani mattina, ad acquistare questo splendido libro, che è un viaggio parettere, è uscito proprio adesso, credo, no? Direttamente negli Oscar, ed è sono questi ricordi di una lunga amicizia, col titolo Montale la volpe. Veramente una cosa, l'ho letto tra ieri e oggi, e Spaziani, intrinsecamente teatrale. La sua poesia col tempo si orientò verso una tragica e quasi favolosa coscienza di poeta d'oro. La vocazione teatrale del testo, esiste già una vocazione profondamente teatrale del testo, quindi non mi sembra proprio la destinazione però naturale quella del palcoscenico. Dunque, l'ultimo brano che volevo leggere è questo qui di Giacinto Spagnoletti. Il suo poemetto, ovviamente, Giovanna d'Arco, rientra nel suo coraggio di affrontare avventure storiche e liriche sui lirici postmontaliani. Nessuno aveva più avuto, aveva voluto avere rapporti con la storia e con le tradizioni. La Spaziani invece ci ha raccontato, per bocca di Giovanna, la sua voce con questa situazione del testo che fa lo stesso Spagnoletti. Siamo alla fine del canto quarto, quando Giovanna viene trascinata via come una strega da bruciare. Due punti il testo: solitudine immensa, così Cristo nell'orto del Getsemani inciampavo sulle aguzze macerie del mio sogno. E qui mi permetto di dire che quell'aguzze può venire dai cocci aguzzi di Bottiglia, ovviamente, e in quelle macerie sento un po' la risacca del Mediterraneo, appunto, alghe asterie, inutili macerie del tuo amore.